Ecco, grazie sempre all'ospitalità di Liberi TV e di Antonio Abruzzese che abbiamo l'opportunità di discutere un po' di quelle che sono le problematiche che investono un po' la comunità di Mileto. Dopo il periodo fiorente, diciamo così, o rifiorente per meglio dire, del Giro d'Italia, ci siamo nuovamente ritrovati. Ahi noi, in un periodo di Covid forzato, un periodo in cui Mileto è stato designato anche dalla Regione Calabria zona rossa, come sapete, ma con la nostra contestazione, ma in ogni caso con la presenza di numerosi casi di contagi. Attualmente la situazione evolve in senso diciamo di guarigione, di regressione del Covid. Grazie a un lavoro continuo di monitoraggio fatto sul territorio, in particolare da noi dell'amministrazione comunale, da me con l'aiuto dei ragazzi che stanno in maggioranza, con i quali giornalmente noi abbiamo contatti diretti con quelli che sono stati dichiarati positivi, con i familiari degli stessi, con gente che, acquisendo fiducia nell'operato di questa amministrazione, ci comunica i dati dei vari tamponi antigenici cosiddetti. Quindi prima ancora che l'ASP possa dare un giudizio definitivo con il tampone molecolare, noi siamo in grado di monitorare la situazione e di capire quali sono le famiglie interessate al fenomeno. Questo è stato il lavoro che abbiamo fatto, ci siamo correlati, abbiamo interloquito con i dirigenti dell'ASP e dei medici, soprattutto del Covid, che ringraziamo fortemente per il loro impegno, constatando comunque che, così come in tutto il territorio regionale, ci sono state delle discrasie, con particolare riferimento alla tracciatura e di questi tamponi. Alcuni tamponi sono andati smarriti, alcuni sono arrivati dopo 20 giorni, i risultati. Quindi diciamo che tutta questa situazione iniziale ha comportato un po' di confusione che alla fine è stato uno di quelli, dei requisiti, degli elementi tenuti in considerazione per chiudere un po' di più Mileto, oltre a quella dei numerosi contagi che si erano determinati sul territorio. Quindi da una settimana a questa parte comunque stiamo ritornando nella grande normalità, siamo nuovamente zona gialla. E rispetto agli 80-90 contagiati complessivi siamo arrivati a 21-22, quindi ogni giorno arrivano comunicazioni di continue guarigioni, non ci sono più casi nuovi e questo è un dato che depone molto favorevolmente rispetto alla guarigione totale e alla ripresa totale. Certamente quello che io voglio dire, voglio lanciare un appello ancora ai cittadini di Mileto, ma anche a tutti gli altri cittadini, di continuare a mantenere le distanze, di continuare a usare la mascherina, di continuare a sanificarsi spesso le mani, di prendere tutte le precauzioni perché non è finita. Chiaramente abbiamo visto che rispetto alla prima fase c'è stato un aumento di contagi sui nostri territori, dobbiamo stare molto attenti, sebbene devo dire il virus ha creato molto panico, ma poi i danni effettivamente dal punto di vista sanitario non ne ha fatti. Granché, almeno a Mileto non ha fatti danni, poi in altre parti del territorio magari c'è stato qualche decesso, ma a Mileto queste cose non le abbiamo avute. Quindi diciamo che noi adesso siamo impegnati, rispetto a questo periodo Covid su un campo molto interessante che è quello del volontariato, in vista dell'arrivo di questo Natale 2020 che sarà un Natale molto particolare, anche noi ci siamo attivati a utilizzare le somme che il governo centrale ha mandato per il sostegno alimentare. Quindi è in atto nel Comune di Mileto un avviso pubblico, stiamo valutando le domande che sono pervenute, circa 400, quindi per dirla di quanta gente ha necessità in questo periodo, circa 400 domande che chiedono l'elargizione dei buoni spesa. Probabilmente già domani saremo in grado di consegnare i primi buoni spesa. Abbiamo un gruppo di volontari che ci sostiene, che continuo a ringraziare anche da questi microfoni, i quali ci hanno aiutato anche in questa fase, oltre con i buoni spesa,
per recuperare le domande e via dicendo, anche per fare un ausilio alle famiglie che avevano bisogno di sostegno alimentare con il cosiddetto banco alimentare. E inoltre, proprio da oggi abbiamo attivato un servizio molto importante, che è quello del monitoraggio dei rientri da fuori regione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un link sul sito istituzionale del Comune che registra volontariamente, su base volontaria, tutte le persone che vogliono farlo e che devono ritornare sul territorio comunale di Mileto per queste vacanze natalizie. Una volta registrati, noi li stiamo mettendo in ordine. Oggi abbiamo iniziato, con l'aiuto anche di alcuni medici e infermieri che fanno parte di questo gruppo dei volontari, abbiamo acquistato un po' di tamponi rapidi e con il loro consenso eroghiamo questo servizio. Fino al momento tutti quelli che sono arrivati sul territorio e si sono registrati hanno avuto il tampone gratuito, e lo faremo ancora nei prossimi giorni, da qui fino al 22, quando poi sembra che si siano bloccati un po' queste registrazioni, perché poi entreranno in vigore le norme ulteriormente restrittive volute dal governo per il periodo natalizio. Quello che posso dire è che siamo in un momento veramente particolare. E tra un po' di tempo ci saranno le elezioni regionali e il territorio calabrese ha onestamente molto bisogno di un supporto, di nuove forze, e io mi auguro che i partiti che stanno organizzando le liste vogliano aprire le loro liste a un supporto giovane o anche meno giovane, ma che siano innovativo e che miri esclusivamente all'interesse collettivo, miri affinché la Calabria possa recuperare un po' di terreno che purtroppo, come abbiamo visto dall'ultima classifica del Sole 24 Ore e in particolare Vibo Valentia, il territorio della provincia di Vibo, non è nelle migliori condizioni. Quindi con questo augurio politico, amministrativo, rivolgo anche un augurio a tutti i telespettatori e i dirigenti della televisione, e vi ringrazio per avermi ulteriormente ospitato. Alla prossima puntata. Grazie a tutti da Mileto.